Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze ANE deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Compagni, avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori. E per le 10 domani sera, ci vediamo lì, al solito posto, dillo anche agli altri. Domani sera alle 10, mi raccomando, al solito posto, passaparola. Spargete la voce alle 10 in punto. Portare le armi! Ma quali armi? Portare le armi! Quali armi dobbiamo portare? Tutte le armi che trovate, non avete sentito la radio? Hanno firmato l'armistizio! Hanno firmato l'armistizio! Stavolta si va sul serio! Zitto! Ti far ammazzare così, ma! Portate tutte le armi che trovate, fucili da caccia, pistole, coltelli, tutto domani sera alle 10, al solito posto, Sullo diavoli! Alle 10 domani sera, al solito posto, armi da fuoco e non, fine alle porti! Ragazzi, non fate mischia! Allora! Ma che siete venuti a svegliare i cani che dormono? Andatevene a casa, razza di incoscienti! Via! Mi raccomando, ci vediamo domani sera, al solito posto, alle portate 10. Tutte le armi! Certo, alle 10, però mi raccomando, perché questa volta si fa sul serio! Allora, la faremo vedere! Allora? Queste armi? Eccole. Eccole, guarda avanti. E queste sarebbero armi. Ma che avete svuotato? Il deposito dei ferracci del nonno d'Arduino. Il giorno dell'armistizio si voleva far visita al poggio, che i soldati in c'era. Sì, l'officina era aperta, non c'era nessuno di guardia. Oh, di gente a prendere la roba, ce l'ho vista parecchia. Sì, vabbè, io sono passato dalla caserma dalle monacelle. Lì un po' d'armi c'erano, ho trovato anche qualche coperta, sacchi di sale. Ragazzi, avete fatto bene a recuperare quello che avete potuto. Ma la faccenda si fa assai seria. Ed ora in poi il reperimento delle armi dovrà essere fatto in maniera sistematica, capillare, strutturata, per non dire militarizzata. Ugisberto, ma siete sicuro? A militarizzare noi io la vedo dura! È per questo che vi ho fatto chiamare. Il Comitato di Liberazione Nazionale si è riunito anche con la sezione di Massa Marittima. C'ero anch'io. E abbiamo valutato che la situazione è più grave di quello che sembra. L'unica certezza che abbiamo al momento è che i tedeschi sono arrivati in Italia. E non so se lo sapete o no, ma proprio ieri hanno liberato Mussolini. Io lo fulmino. Col maiale. La vipera. E non è finita. Guardate qui. Cos'è? Questa è l'ultima novità. È arrivata ieri dall'ufficio della provincia di Grosseto. Manifesto? Il comandante delle forze armate germaniche di Grosseto ha assunto il potere esecutivo nella provincia di Grosseto. Tutte le armi di qualunque genere, nonché tutti gli esplosivi, eccetera, devono essere immediatamente consegnati ai locali comandi dei carabinieri. Sì, 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 appena prese. Chiunque venga colto nel possesso di armi, chiunque intraprenda atti oppure tentativi di sabotaggio o spionaggio, chiunque tenti di disturbare in qualunque modo il funzionamento dei servizi telefonici e telegrafici oppure del traffico pubblico, verrà fucilato
Secondo le norme del codice militare germanico. Grosseto, 12 settembre 1943. E allora si usa anche queste. Andassero a quel paese. Io ho recuperato anche un bel po' di cartucce. Da queste almeno una sacchettata di polvere da sparo ci si tira fuori. Vada, voglio. Ma lo vedete? Vogliono le armi! Sì, sì. Ora, se i tedeschi riescono a mettere le mani su armi e munizioni prima di noi, per gli italiani è finita. Per questo, ragazzi, adesso tocca a voi. Noi vecchi del Comitato di Liberazione Nazionale qui a Massa Marittima abbiamo individuato voi come gruppo dei ragazzi della torre per questo compito. È necessario procedere alla raccolta delle armi. Non sarà uno scherzo. E ve lo dico fin da adesso. Ve la rischiate parecchio. Quindi, niente più ragazzate. Bravate da bimbetti antifascisti. Niente più bischerate. Massima serietà e oculatezza. Che qui non si gioca più, E ora anche voi dovete cambiare musica. Rosso un fiore, il petto è fiorito, una fede ce l'ha. E che tu sia il mio figliolo è proprio quello che m'addolora di più. Vergogna il vezio del poco rispetto che porti a chi ha già dato la vita per salvarci dai tedeschi! Se non lo sapete, il 9 di settembre si è combattuto contro i tedeschi che avanzavano a Pegli! E già un nostro compaesano ha perso la vita! Chi? Bino Berti è morto ammazzato! No. E lui, forse, è il primo di tanti di noi! È questo che intendevo! Finora della guerra voi avete sentito solo parlare! Perché si è combattuto al fronte! D'ora in poi! Ci sai, in paese, per le strade, nelle piazze, ce la portano i tedeschi in casa, lo volete capire o no? Voi siete i nostri giovani, e noi vecchi vi si vuole preservare dall'arruolamento forzato, ma dovete capire che l'azione di uno, d'ora in poi, ricade su tutti! Che la bischerata di uno ne vuole far ammazzare 10, 100! Ora siete tutti responsabili! Adesso l'ideologia non basta più. Dovete essere uomini, capaci di proteggere il vostro paese, le vostre famiglie. Fateci vedere di che cosa sono capaci i ragazzi della torre? Ve la sentite? Ve la sentite o no? Sì, sì. Vi dico fin da ora che il Comitato di Massa Marittima vuole che questo gruppo proceda alla formazione di un primo nucleo di partigiani. Vi darete la macchia. E qui dalle nostre parti un manca. E almeno per i primi tempi dovreste essere protetti al sicuro. Ma è ancora presto per decidere gli stanziamenti. Avete ancora qualche giorno prima di sparire. Cosa? Solo qualche giorno. Perché prima dovremo recuperare tutte le armi e le munizioni ancora reperibili. Ma innanzitutto bisogna individuare un responsabile del gruppo. Che si faccia carico della sicurezza di tutti. Chi se la sente? Lo faccio io. Bene. Bene. Allora siamo intesi. Armi e munizioni ovunque le troviate. E per
per quanto riguarda i viveri, spiegherò poi a Elvezio come fare. Attraverso gli Abruzzi di un gruppo della squadra speciale costituita su ordine del Führer per la liberazione del Duce. Il comandante del reparto di paracadutisti impartisce gli ordini per l'occupazione della stazione a valle della periferica che costituisce l'unica comunicazione con la vetta. Nel frattempo sono atterrati sul massiccio montagnoso degli Abruzzi paracadutisti, soldati delle formazioni SS e del servizio di sicurezza e si vanno all'assalto dell'edificio nel quale il Duce è tenuto prigioniero dai traditori. Comunicazione radiotelefonica, la stazione a valle viene informata della liberazione del Duce. Con la teleferica vengono mandati rinforzi alla vetta. Il Duce con il suo liberatore, capitano delle SS Scorzeni. Il decollo dal ristretto pianoro della vetta costituisce un capolavoro di perizia aviatoria. Il volo verso il quartiere generale del Führer. Dopo la sua liberazione, il Duce ha fatto subito una visita di più giorni al Führer. Il Duce saluta a suo figlio Vittorio. Dopo la permanenza di alcuni giorni al quartiere del Führer, il Duce riparte per l'Italia. In un discorso al popolo italiano, Mussolini si è rivolto ai suoi fedeli invitandoli a riprendere le armi per combattere fino alla vittoria a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati. Guarda, pensaci te a sistemare la sala, che siamo anche in ritardo. C'è da spostare tavolini e da apparecchiare. Anzi, guarda, fammi un piacere, aiutami te a spostare questi tavolini, che così si risparmia di farlo a Norma, che ha visto lei com'è fatta, eh? Non si risparmia mai. Ma poi la guardo te, gli vedo quel faccino sbattuto e mi rincresce, sai? A proposito, stamattina la vista è già scesa? Altro che sia scesa, signora. È uscita prima delle sette. Prima delle sette? Ma te ora vedi prima delle sette? Ma guarda che quando sta scinta vuole fare qualcosa per farmi stampena, sta tranquilla che lei lo fa. Guarda che ti sento, mamma. Il mio angelo benedetto! Bella, la mia popa d'oro, fatti vedere. Guardate. Guarda che occhiaie che c'hai. Oh, mamma. Via. Possibile, tutte le volte che mi vedi sembra che sono appena tornata dal fronte. Sì, sì. Oh,
Oh, benedetta figliola, ma non lo vedi che so io a te che te lo dico? Ma perché la mattina, invece di rimanere un pochino di più a letto a riposarti e vai a combattere fuori prima dell'alba? Si è presa apposta un aiutante perché tu ti potessi risparmiare un pochino di più con questo pancione e invece no, ti svegli più presto ora di prima. Ma che combatte, mamma? Tutto al contrario. Sono andata a prendere la messa delle 7. Ora la messa delle 7. Oh, che novità è questa? Ma come sai, fiera? O non mi dici sempre che la messa delle 7 è la messa delle signore a modo? Ora sono sposata, sto per diventare mamma. E vado a prendere la messa delle 7. Sono la signora a modo, hai visto come ti garba a te? Ridi, dai, mamma ha fatto gnocchi. Te mi vuoi, ma fa sta un pensiero. Oh, mamma, quante fisime ti fai. Perché invece non puoi stare un po' tranquilla, eh? Perché io la mia norma la conosco. Ti conosco, mascherina, vai. Se te sei andata a prendere la messa delle 7 vuol dire che un motivo c'era. Ho fatto un sogno. Oh, vedi? Sarebbe neanche una novità. E che sogno avresti fatto? Un sogno brutto. E io c'ero? Sì, piangevi. E di che piangevo? M'era morto il gatto. No, ero morta io. Cioè, io ero viva, però mi vedevo morta. Senti te che ricerio! Saranno stati i calci del tucettino dentro la pancia che ti hanno fatto sognare male, eh? Ovviamente la prende. Sai che si fa? Che quando si sogna male vuol dire che ci si allunga la vita. Allora sai che ora per distrarti un pochino mi aiuti a apparecchiare. Dai! Senti, Norma. Allora, oggi vengono qui a pranzo i nuovi commissari nominati dal partito fascista per massa marittima. No, ora io mi raccomando a te, vedi di fare la persona per bene e di comportarti a modo, perché guarda, e ci stanno proprio qui davanti di rimpettai alla sede della Guardia Nazionale Repubblicana e Dio solo sa se io voglia d'aver delle rogne con quelli per colpa tua. Levati subito dalla faccia con te sto muso duro, sai, e metti su tutte le volte che incontri qualcuno di loro e fammi il piacere di comportarti per benino e di fare la persona a modo. Io, mamma, non so te come fai piuttosto ad essere sempre così sorridente e gentile con quella gente. Ma non hai visto che fanatici, arroganti, palloni gonfiati che sono? Da quando poi sono arrivati i tedeschi le cose sono ancora peggio. Ci hanno portato la paura, come se non ci servisse già abbastanza. Lo sai che mi ha detto la mamma di Dino? Che ti ha detto? Che più a Massa Marittima non c'è rimasto più un ragazzo nemmeno a pagarlo. Si sono dovuti tutti imboscare per nascondersi da tedeschi e dalle fucilazioni. Don Luigi mi ha detto che le miniere si sono svuotate. Ci sono rimaste a lavorare solo quelli più anziani o quelli alla macchia ci possono andare perché non hanno il figlio. Ma ti pare che un'ora se ne debba andare via da casa sua, andare pei boschi a nascondersi a patì la fame con l'inverno alle porte mentre questi assassini aprono la caccia al cinghiale? Solo che invece la cinghiale la caccia la danno ai cristiani! Norma, ti devo far sentire da tutti! Ma lo vedi che arriva gente, eh? Belle capito, guarda oggi è giornata, fammi il piacere. Vacci te in cucina di là un pochinino che qui ci si pensa o lei meglio, via! Vai, porto via questo e vai. Grazie di essere arrivati anche oggi, mi fa tanto piacere da vedervi a pranzo. Un attimino vi si porta da bere, anche oggi c'è la carne. E di questi tempi, qui tutto a posto? Va bene? Ora vi si porta il vino. Tranquilli, va bene? Un permesso. Olema, cara, per piacere, porta da bere te ai tavoli. Vieni. Buongiorno signori, ben arrivati. Buongiorno a voi, commissario Giuseppe Di Beo, lui Alberto Ricci, commissario delegato. Ecco, io vi ho già fatto preparare il tavolo, se intanto vi volete accomodare così vi faccio... Chi sono gli ospiti qui della vostra trattoria? Sono tutti del posto? Ma noi, per la verità, siamo abituati a ricevere anche persone da fuori. Guardi, le dico che, con rispetto parlando, noi siamo una delle poche trattorie rimaste che servono ancora la carne, che mi creda, guardi, di questi tempi non è cosa facile. Ma avete dei magazzini, vedo.
Per la verità è una cantina, serve a mio marito per... Bene, allora posso controllare? No, no, perché non è comunicante con la trattoria. Per l'appunto si trova proprio qui dietro nel vicolo e sfortunatamente non c'è neanche mio marito, e perché a lui le chiavi. Manderò presto il commissario Ricci a dare un'occhiata. Ma noi siamo quando volete, a vostra completa disposizione. Cioè... Ma permettetemi di offrirvi un buon bicchiere di vino novello, che quest'anno l'uva è stata veramente meravigliosa. Prego, accomodatevi. Per piacere, sedetevi. Guardi, una buccia fina come un velo. E il vino veramente di ottima qualità. Prego, prego, accomodatevi. Che ci vuole? Olema, per piacere, vai a prendere il vino per i signori. Però non quello nella brocca, prendimi quello nella bottiglia scura dentro la dispensa. Vai, prego. Vi si porta subito da bere. Sentirete che vino. I signori gradiscono se accendo un pochinino la radio, così intanto vi faccio preparare la carne da Lema. No, grazie, non faccia preparare niente, siamo di fretta, basta così. Come i signori gradiscono, senza complimenti. Prego. Noi del fascismo siamo i componenti, la causa sosterrem fino alla morte, e lotteremo sempre. La patria nostra. Sono all'ottavo mese. I rumori mi danno noia. E lei? E lei chi è? Lavora qui? Ma certamente, ma naturalmente, lei è mia figlia, lavora qui. Solo che vede, ora in questo momento è ferma perché sta per diventare mamma. Ma come? Già ve ne andate? Io spero che, non so, se volete qualcos'altro non avete che da dirlo, io spero che almeno il vino e la zuppa siano stati di vostro gradimento. Tutto molto buono, signora. Peccato per la musica. Darebbe un po' di atmosfera. È noto anche con dispiacere che appesa al muro non c'è neanche un'immagine del duce. C'è il crocifisso. Noi siamo devoti a quello. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Le suore del catechismo da bambina mi hanno detto che questo era il primo comandamento. Buongiorno a tutti. Buongiorno a voi, signora Doni. Che piacere incontrarvi. E come mai qui? Buongiorno, commissario. Il piacere è mio. Signore, che volete? Quando crescono le pance, arrivo io. Beh, allora voi così invitate anche me, eh? Abitiamo nello stesso palazzo, signore. Più vicini di così. Già, e di questo infatti io mi ritengo fortunatissimo, signora. Ma vedo che stavate mangiando. Assaggiate la carne. Sì, ma stavamo anche andando via. Ma ci rivediamo presto, visto che la caserma è proprio qui di fronte. Quando i signori gradiscono di ritornare saranno sempre benvenuti, signore. Manderò presto qualcuno a farvi affiggere il manifesto del comandante delle forze armate germaniche Müller per l'obbligo alla consegna delle armi. Il manifesto deve essere... obbligatoriamente esposto in ogni luogo pubblico. Perché non so se lo sapete, ma qui non sono più le suore a dare i comandamenti. E quanto prima verrò per quel magazzino. Norma, te mi farai morire di crepacuore prima del tempo. Che ha fatto quest'angelo? Sì, e te lo do io l'angelo, vai.
Lei riesce a mettersi in sfida con commissari fascisti anche senza aprire la bocca, ma ti pare una cosa fatta bene di questi tempi? Ma che gli ha detto? Ma io non gli ho detto niente. Ma... Però mi dà noia l'arroganza. Questi entrano qui per la prima volta, si comportano subito da padroni. Guarda, non ci pensare, eh? Che diventi tutta rossa e ti si alza la pressione. Mettiti a sedere. Guarda qui che ti ho portato. Delle fasce. Lo sai, sì, che da ora in avanti bisogna che sia tutto pronto. Per sicurezza, non si sa mai. Io te le lascio. E su queste poi magari ne potete cucire anche delle altre, eh? Grazie, Maria. Fammi un po' vedere. Guarda. Ah, belle. Ma non c'era mica bisogno, sai? Io c'ho anche quelle della mia cognata. Senti queste, piuttosto, perché non si portano a quelle disgraziate rispollate che stanno dalle suore? Che tra bimbi loro e quelle dell'orfanatrofio le fasce non gli avanzeranno di certo. Norma, basta di preoccuparsi sempre per quegli altri, eh? Dopo poi ne le portiamo insieme, va bene? Alle donne sfollate dalle suore. Ma ora sentiamo i battiti tuoi e del bambino. Come farà a star calmo con la mamma in questo modo, eh? Perché lei è il mio angelo benedetto. La mia Norma è fatta così. Che ci vuoi fare, Maria? O via, io vi lascio un pochino qui da soli, eh? Così vi potete fare tutte le vostre confidenze. A me sembra tutto a posto. Te che mi dici? Stai bene? Senti mai dei dolori, tipo contrazioni? No, solo a volte quando sono un po' stanca, niente di serio. E la notte dormi? Sì, ma male. Sono agitata, faccio dei sogni terribili. Come mai? Non lo so, io sto bene, ma qui ogni giorno... C'è una tensione, le persone sono spaventate, i fascisti entrano ed escono di continuo. I tedeschi poi hanno peggiorato le cose. E Mario, il mio marito, è in pericolo, è mal visto. Io sento fare dei racconti orribili di aggressioni, addirittura fucilazioni, anche di civili. Vorrei tanto poter fare qualcosa, mi viene una rabbia. Guarda, anche con te, hai visto quel villano del commissario fascista? Ma come fai a sopportare le smorfie di quel babbeo? Ah sì, dobbiamo stare zitte noi, vero? Perché siamo delle donne. E noi siamo buone per stare in cucina, per fare le mamme. Ma t'assicuro che se non fossi una donna qui con questo pancione, uscirei anch'io là fuori a dire la mia. Guarda Norma, non ti rendi conto, tesoro. Essere donna è l'unica cosa che ci può salvare la vita. Io vorrei fare, però non so che. Mi viene una rabbia. E poi mi vergogno tanto. Ogni giorno prego Dio, gli chiedo sempre di darmi la forza di fare qualcosa. Ma che cosa? Te sei matta? So tante di quelle cose io, Norma, che te non te ne fa nemmeno immaginare. Cosa sai? Cosa sai, Maria? Di quei ragazzi che sono spariti? Raccontamela anche a me, ti prego. Perché t'assicuro io non riesco a darmi pace finché sto qui ferma a fare la brava mamma e la brava figlia. E va bene, Norma. Se proprio lo vuoi sapere, non ero venuta qui per turbarti. I nostri ragazzi là alla macchia a fare i partigiani se la stanno vedendo brutta. Non hanno coperte, vestiti adeguati e l'inverno è alle porte, fa già tanto freddo. Fanno fatica anche a trovare da mangiare. Perché tenutari delle campagne per tenersi buoni fascisti e danno informazioni sui loro spostamenti e quando possono fanno anche nomi. Le loro famiglie qui in paese subiscono continue violenze, vessazioni, aggressioni. Non so più padroni manco di uscire di casa. Ma loro? Dove si nascondono? Per ora so al sicuro. Qui, nelle macchie, torna a massa.
ma non lo so per quanto. E comunque, anche se lo sapessi, non te lo potrei dire. Lo sanno giusto due o tre del comitato di liberazione. E il Cerboni lo sa, lui c'ha il figlio imboscato. Il vecchio? Si è messo anche a capo della brigata, dice sia in gamba. Io lo so perché c'è anche il mio nipote Aventino. E poi c'è un altro, lui è un ex militare, Mario Chirici. Anche lui è a capo di un altro gruppo partigiano. E erano a corto d'armi. Hanno assaltato la caserma dei carabinieri di Monterotondo e hanno preso le armi, le munizioni. Ma capirai, qui alla Guardia Nazionale Fascista ora sono fuori di testa con quel matto del Nardulli. E si stanno a preparare per un rastrellamento. Serio. Si sono cattiviti, capito Norma? C'è da tremare. Allora è per questo che ci hanno fatto visita oggi? Sì, cercano nei magazzini, nelle cantine, nei fondi, cercano le munizioni, le armi, anche mezzi di trasporto. Noi abbiamo un carro nel magazzino. Ma te come fai a sapere tutte queste cose? Te sei con loro? Con i partigiani? Gli aiuti? Io abito nello stesso palazzo di Nardulli e di Beo e c'ho un parente alla segreteria del fascio. Cerbone lo vedo spesso e quando so qualche cosa io glielo dico, poi al resto ci pensano loro. Ma come fai? Non hai paura? E se ti scoprono? Ma come hai visto a Beo, di sorrisi gliene fo parecchi. E comunque io so più libera di muovermi perché non devo rispettare manco il coprifuoco. Perché? Ma perché tesoro, perché poi la levatrice. Sì, è vero. Maria, io voglio aiutarti. A fare cosa, Norma? So io che aiuto te. So qui per questo. Ora levati dalla testa tutto quello che ti ho detto. E preparati a far nascere questo bambino. No, arrischia la vita, che ora non rischi più solo per te. Ora non è più la tua. Va bene. Finché non nasce resto tranquilla, te lo prometto. Ma io sento di doverlo fare anche per lui, sai. Sono io che lo metto al mondo. Il mondo che trova dipende anche da me. Olema. Per favore. Vai a prendere la coperta che sta sulla poltrona di camera mia. Vai. Grazie. Ma che stai facendo? Per favore, Maria, fagli avere questa coperta e un po' di pane. Ma chi? Ma ti rendi conto che succede se i fascisti mi aprono la borsa e ci trovano dentro queste cose? No, non te la trovano. Perché noi la mettiamo nella borsa delle fasce. E se ti fermano, te gli dici che la stavi portando all'orfanotrofio dalle suore. Per il fascismo siamo componenti, la causa sosterremo fino alla morte, e lotteremo sempre forte forte, finché terremo il nostro sangue in cor, sempre inneggiando la patria nostra. Noi tutti uniti difenderemo contro avversari e traditori che ad uno a uno stremineremo. Allarmi, 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 stiamo fascisti. Am Himmel, feindliche Jagdbomber! Erwacht ihr Korpo, an der Richtung,
Dietro, comandante. Non andiamo via tutti! Restano in questo punto tre di guardia! I tre del secondo turno! Da qui si vede bene la strada e potrete tenere d'occhio l'arrivo dei fascisti! Io, Vento e Grinza, si va più avanti e aspettiamo Dick che ritorni dalla postazione di Sentinella a portarci notizie! Moro! Moro! Sta attaccato Enzo! Non fa niente di testa tua! Liberatevi della roba che vi siete portati dietro! Nascondetela in qualche cespuglio! Oh! Se qualcosa va storto, mi raccomando! Sganciatevi subito! E non prendete iniziative finché non arriva Dick! Con un nuovo ordine da parte mia! Via! Pervezio! Comandante, ma perché ci siamo separati? È più sicuro? Ho trovato delle impronte, forse scarponi coglioni. E qui nessuno di noi c'ha gli scarponi coglioni. Ho capito, ma se fossero passati qua ieri sera o stanotte le nostre sentinelle li avrebbero visti. Infatti, no? Infatti. Dick da lontano ha visto la luce di una cicca di sigaretta. Capito? Comandante! 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 Sono Dick! Comandante! Comandante, sta arrivando! Sono carichi, agli tedeschi, hanno una bestia di cannone. Sentinelle? No, niente. Si sentono sempre sicuri, sti maiali. Sì, meglio così. La colonna, l'ha vista? Sì, la colonna, sono a pochi chilometri da qui, ma la strada è piena di mucche, ci metteranno almeno 10 minuti prima di arrivare. Sì. E poi due moto e una jeep precedono la colonna. Ascolta, sì. Noi ora si sta qui e vi si copre le spalle. Sì. Vi si copre le spalle. Te e il Moro andate, piazzate l'esplosivo e tornate indietro. Siamo tesi? Sì. Oh, sei pronto? Sì, sicuro. Non fare imprudenze, ha capito? Sì. Guarda che c'hanno giorni contati, lo sanno, è per questo che sono sempre più cattivi. Agli altri tre di guardia, ascoltami. Sì. Porta l'ordine di andare a sorvegliare l'altro imbocco del sentiero. Non quello, capito? Sì. E state nascosti. Oh, guardami! State nascosti perché c'è la luna. E ci si vede meglio che di giorno, capito? Sì. Vai. Attento!
E che si fa se Dick non torna? Si aspetta un'altra ora. Si aspetta un'altra ora. E poi ce ne andiamo. Oh, è la regola. Come hai saputo del rastrellamento? Una soffiata dalla segreteria del fascio ha fatto trapelare la notizia. E per fortuna ci sono sempre più persone dalla parte nostra. Finché reggono i collegamenti, ci si cava. Ma ora è arrivato l'inverno, sarà sempre peggio. Aventino, Aventino! Non si può fumare, oh! Ci vedono! E poi piani di munizioni come siamo, si rischia di far saltare tutto per aria! Comandante! 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 La colonna! Che la colonna! Ha battuto la ritirata! Bravo! Bravo! Ha battuto la ritirata! Cioè, la prima camionetta ha rallentato bruscamente per il buco di una bomba sulla strada, la seconda addirittura ha sbandato contro il parapetto. Poi hanno trovato l'uccelliera sgomberata e gli hanno dato fuoco. E quindi, niente, l'incendio ha fatto saltare in aria le ultime munizioni rimaste. Però le esplosioni li hanno fatti arretrare, poi sono tornati. Noi siamo arrivati fino al muro della casa, quella crollata. Sì. E abbiamo visto che poi si sono appostati in varie direzioni dall'uccelliere e hanno sparato verso il bosco, però non sono entrati. Allora volevano solo spaventarci. No, era un'azione repressiva. Però si sono accorti che il rastrellamento era stato sventato, capito? E gli altri stanno arrivando dall'altro sentiero. Ormai io penso che siamo tutti fuori pericolo. Cioè, bene, compagni, la formazione è rimasta compatta. Tutto è andato per il meglio, bro. Però siamo senza armi. Ma che? Guarda qui, munizioni, bombe a mano, mamma c'è in pistola, un parapetto, guarda. Così va meglio, Un parapetto. Aspettate, perché io qua, nella bisaccia, ho due candelotti, di salame. No! Però non ci abbiamo acqua! Vorrà dire che berremo il vino! Vedi? Me ne frego delle contingenze sfavorevoli! Me ne frego! Mi fate schifo, basta, vergogna! La patria chiama e voi osate tornare indietro con un nulla di fatto! Un fallimento, un fiasco! Mi hanno mandato qui con l'ordine di fare pulizia. Ed ecco che cosa mi tocca vedere! Li conosciamo tutti! Conosciamo le loro famiglie! Sappiamo dove si nascondono! Per di più ci hanno anche svuotato la caserma di Monte Rotondo di tutte le armi! Sta finendo l'anno! E ancora non siete in grado di portarmi qui uno solo di quei sorci vigliacchi! Morti! Li voglio morti! O anche se mi capitassero a tiro vivi, state certi che saprei io come fargli implorare la morte come cani. Perché sono cani. Chi si nega al servizio della patria non merita di vivere! E adesso io che cosa scrivo nel rapporto per la segreteria del fascio di Grosseto? Che cosa scrivo? Avevate tutto! Uomini, mezzi, munizioni! La truppa tedesca di supporto! E questi sono i risultati! Un'azione preparata in quasi due mesi! L'unica azione di questo comando finora! Meritereste la fucilazione immediata. E anche io sarò certamente tacciato di cospirazione alla patria presso la segreteria generale. Dobbiamo far vedere che ora le cose sono cambiate. Ora Mussolini è tornato. E nella Repubblica Sociale chi non si presenta al distretto per arruolarsi finisce davanti alla corte marziale. Quant'è vero che mi chiamo Giovanni Nardulli? È chiaro? Devono capire che ora che Ciano è in galera, la pacchia è finita per tutti. Ed è finita anche per voi.
La gente qui deve tremare quando passiamo. Devono capire chi è che comanda. Non volete lasciare onore e gloria sempre e soltanto ai tedeschi? E allora, facciamoli vedere chi siamo! Rastrellamenti a tappeto, stanate i renitenti, punite i simpatizzanti, torturate i sospettati, sventate le fughe di notizia! E cominciate a sparare a vista a chi non rispetta il coprifuoco! Nel magazzino? Sì, uno è russo, gli altri due mi sembrano polacchi. Da quanto sono qui? 2 giorni. 2 giorni sono troppi per rimanere nascosti nello stesso posto, se ne devono andare. Sì, stai tranquilla. Domattina all'alba li porto giù alla buca, poi lì qualcuno gli indicherà la strada per la brigata. E oggi? Restano qui tutto il giorno? Dove li devo mandare, Maria? In piazza. Uno di loro è ferito, l'ho aiutato a medicarsi, è rimasto 2 giorni senza poter camminare. Ma stai tranquilla, domattina quando è ancora buio noi ce ne andiamo. E io mi porto il bucato, così dopo in paese vedono che torno dal lavatoio. E come sono arrivati? Li hanno intercettati prima che arrivassero a Massa Marittima. E ce li ha portati qui un amico di Mario perché sapeva del nostro magazzino. Tutti sanno del vostro magazzino, Norma. A quello che sento dire in giro, passa più gente qui che a ricovero dalle suore. Non esageriamo ora. E poi scusa, che differenza c'è? Sono tutte case della provvidenza, no? Sì, solo che i fascisti dalle suore non ci vanno. E nemmeno qui, vedrai. La provvidenza è uguale per tutti. Lo dici te. Comunque, gli stranieri devono essere registrati. Dove? Come dove? Al Comitato di Liberazione. Devono conoscere i nomi e i cognomi di tutti quelli che vanno alla macchia con i nostri ragazzi. Per non metterli in pericolo, capisci? Potrebbero essere degli infiltrati, delle spie. Ma quali spie, Maria? Questi sono dei disgraziati fuori dalla loro patria, feriti, affamati e disertori per giunta. Loro sono delle buone anime. Che siano o meno delle buone anime, questo non ha nessuna importanza per il comitato. Il comitato deve conoscere tutto ciò che riguarda le formazioni. È lui che comanda, che coordina. Tutto quello che fanno i nostri ragazzi deve passare per l'approvazione del comitato. Come la fai complicata, Maria? Io do ricovero a dei bisognosi. Sfamo degli affamati, cerco di curare le ferite, do un giaciglio di paglia a gente che non dorme con un tetto sulla testa da settimane. Queste sono persone, Maria. Qui la politica non c'entra. Tutto c'entra con la politica. Non lo vedi? Ogni parola che diciamo, ogni pensiero dentro la testa, è una scelta politica. La politica di Mussolini. Da 20 anni ci ha rubato la vita. E ora siamo in guerra. E in guerra o si è di qua o si è di là. Non c'è altra scelta. Tutto quello che fai è già molto più politico di un'azione dell'esercito al fronte. Perché il fronte ora è qui, in paese, nelle case. Il fronte ora è qui. Ti fa paura il comitato. Perché? Per le responsabilità? Per le regole? Ma se non ne abbiamo, ci schiacciano. E quanto a responsabilità, ti rendi conto di quelle che prendi? Nascondendo partigiani e disertori, eh? No, C'è gente che gli sta dedicando la vita al Comitato di Liberazione, che la mette a rischio ogni giorno, proprio come fai tu, no? Io non rischio la vita. Lo dici tu? No, sei te che me l'hai detto. Le donne si salvano la vita, mi hai detto. E io ho anche un bimbo al petto. Donne o uomini non conta. Ognuno fa quello che può, raccoglie informazioni e poi le condivide, anche a costo di fare la spia. Sono già 2 volte che le informazioni che passano dalla Guardia Nazionale al Comitato di Liberazione salvano la vita ai nostri ragazzi. 2 giorni fa
è trapelata la notizia di un certo fermento alla Guardia Nazionale, di rinforzi alla guarnigione. Questo ha fatto pensare che stiano preparando un'azione. L'abbiamo riferito ai nostri gruppi e ora si stanno tenendo al sicuro, allerta. Vedi, anche il comitato salva le vite. È una casa della provvidenza, come dici tu. Ma il Signore Dio... Ma le persone, Norma, sono importanti. E se lavoriamo in gruppo siamo più forti. E più siamo, meglio è. Li vedi questi? Pensi che sia facile andarli a consegnare di notte, all'alba, nelle case, rischiando di essere scoperti? Eppure il comitato me li affida. E io vado, perché tutti sappiano quello che stiamo facendo e nel cuore di ognuno nasca un po' di sdegno per tutto questo orrore. E perché lottino insieme a noi. Insieme, capisci? Questa è la nostra unica forza. Norma! Sei qui, Norma! Mamma! Norma! Che è successo? Norma! Mamma! Oddio, Norma, sei qui, Norma! Mamma! Che è successo? Norma, l'hanno ammazzati 5! 5 dei ragazzi nostri! Chi sono, mamma? Hanno ammazzato Otello! Otello Gatto! Hanno ammazzato Otello! Oddio, io non ho avuto il cuore, sai, di passare dalla sua mamma. Io sono corsa subito a casa perché avevo paura che tu fossi uscita. Oddio. Chi te l'ha detto, mamma? Io ero passata da piazza e a un certo momento ho visto arrivare una colonna di auto militari che facevano un gran chiasso con strombazzamenti e urla. Io ho continuato a camminare lungo il muro, no? Ma ho visto che sopra le camionette portavano dei prigionieri. Dovevano essere quei ragazzi dispersi alla macchia, sai, perché non ce l'avevano le divise militari. E anche se ci avevano la barba e i capelli lunghi, a me mi è sembrato di riconoscere qualcuno del paese. E allora, niente, mi sono fermata vicino a due, erano lì a far capannello e mi hanno detto che le camionette venivano dal Frassine, capito? E che il rastrellamento era andato bene. 20 prigionieri e 5 morti ammazzati. E poi mi hanno anche detto non mi... Ma io quando ho sentito il nome d'Otello mi si è sentita strozzare l'aria in gola. Io sono scappata via subito per non farmi vedere che piangevo. Battaglioni, scuse battaglioni, della morte creati per la birra, a primavera state la partita, i continenti cantano in piazza, perché tutti vedono i loro trofei di guerra. Alla fine ce l'hanno fatta a conquistarsi in elogio ufficiale sulla nostra pelle. Che cosa succederà ai partigiani? Non lo so, forse li fucilano. Ma la migliore delle ipotesi li portano al comando militare. E poi? La forca. Mostri! Mostri! Mostri sono dei mostri, sono! Ma pensate a quelle mamme, pensate a quelle creature, perché so creature, capito? Mostri! Mostri, siete maledetti! Ammazzano tutti i nostri ragazzi! Ci portano via il futuro!
L'emancipazione è frutto della vostra opera. 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 Altro a cui pensare. Sono tutti in piazza, piange i nostri morti. Tutti in piazza? E anche vostra figlia è in piazza? No, non lei, no. No, sua figlia no. E dov'è, se mi è concesso sapere? Dove... Battaglioni del lavoro, battaglioni della fede, vince sempre chi più crede, chi più a lungo sa patire. M rossa, uguale sorte, fiocco nero alla squadrista, noi la morte l'abbiamo vista con due bombe in bocca un fior. Battaglioni della morte, battaglioni della vita, ricomincia la partita, senza l'odio non c'è amore. Che succede qui?
mamma. Stiamo festeggiando, signorina. Io non sono signorina, sono sposata. Beh, vi consiglio di rivolgervi con gentilezza al capitano Nardulli. Signora, spero non vogliate rovinarci la festa. Non vedo proprio cosa ci sia da festeggiare quando un intero paese è in lutto. No, in lutto? Ma che brutta parola che avete usato. Non si addice a questo viso. Però mi piace la confidenza che vi prendete. Vi sbagliate. Dicono di avervi vista in giro con certi documenti di... propaganda. No, no. Propaganda. No, 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 non è certamente come voi dite. No, non è certamente... No. Forse questo vi è familiare. Mi stupisce di vedere un documento del genere nella vostra tasca, signore. E io mi stupirò di trovarne altri nel vostro magazzino. Accompagnatemi, voglio ispezionarlo! No! Nessuna ispezione oggi! Tornatene a sedere, Di Beo. Mi stai mettendo di malumore. Commissario. Mamma, ti senti male? No, 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 non sto bene, sto bene, sto bene. Sto in piedi. No, no, no. Olema, per favore, mia madre non si accompagna. Accompagnami in camera, falla sbagliare. E stai con lei finché non si riprende. Se stai così, in queste condizioni, qui è peggio. Non ti voglio. Te non ti preoccupare. Non ce la voglio lasciare. Mamma, io mi nascondo in cucina e sto alla larga il più possibile. Stai tranquilla. Madre, non me ne hai detto. Se otterremo l'elogio ufficiale da parte del segretario del partito per il rastrellamento di oggi, è probabile che ci mandino rifornimenti, di munizioni e uomini. Viva il Duce! Viva il Duce! Viva il Duce! Oh! Oh! Metti qua! Un orologio davvero particolare! Come lo siete voi del resto? Tenete le mani a posto, capitano! Voi non avete paura di nulla. È vero? Volete altra carne? Capitano, un po' di carne. Sì, un po' di carne. Dobbiamo intensificare le nostre azioni. Il rastrellamento di oggi al Frassine ha stroncato le resistenze dei ribelli antinazionali. E noi dobbiamo attaccarli di nuovo, prima che abbiano il tempo di riorganizzarsi. Io sì, giusto. Io sì. Dobbiamo reclutare il più possibile ragazzi del posto, che conoscono i capanni, i sentieri di caccia. Noi ci inoltreremo verso i boschi di Montieri per le prossime azioni. Fate attenzione, capitano. Ci ascoltano. È vero. Allora dovrò eliminarla. Bam! Bambino. Non temete, ce ne andiamo subito. Camerati! Vi lascio sul tavolo i soldi per il pranzo. Così
nostro conto è saldato. Per ora. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Doveva essere già qui. Ma che significa? Che t'ha sparato con la mano? Voleva spaventarmi. C'è riuscito. Per niente. Sei turbata. Sono stanca. Secondo me dovresti allontanarti un po', potresti chiedere ricovero alle suore. Non ci penso nemmeno. Eccolo, è lui. Buonasera, compagno. Buonasera a voi. Da questa parte. Gisberto non c'è? No, lui non si muove più con il coprifuoco. Io sono un po' più libera di muovermi, perché faccio la levatrice. Mi ha consegnato un messaggio per voi, a Mario Chirici. Ecco, leggete. Io sono venuto fin qui perché le comunicazioni mi si facessero di persona. Vi prego di leggere. Ho l'incarico di consegnarvela. La leggerò più tardi. Piuttosto, anch'io avevo delle comunicazioni da fargli. Potete dire a me, riferirò. Temo, signora, che la questione sia troppo delicata per parlarne con voi. Cerboni ha mandato me in sua vece. Io riferirò quello che avete da dire. Bene. La formazione affidata al mio comando si sta smembrando. A questo riguardo, mi sento in obbligo di opporre la mia personale critica all'operato del Comitato di Liberazione Nazionale, che continua a imporsi con precetti politici comunisti, quando questi ragazzi hanno bisogno di crescere in disciplina ed esperienza militare! Di quali ragazzi state parlando? Dei 20 che ci hanno portato via prigionieri e dei 5 morti al Frassine? Non capisco come si possa attribuire la responsabilità di questa tragedia al Comitato di Liberazione, il comandante! Cercate un responsabile per i morti del Frassine? Ce l'avete davanti ai vostri occhi, signora. Avevo dato ordine di non passare al contrattacco per evidente inferiorità dei mezzi! Ma sono partiti lo stesso. Questo è il problema! Sono anarchici, confusionari, reticenti alle regole! Sono giovani inesperti! La maggior parte di loro non ha mai tenuto in mano un fucile prima d'ora! Andando avanti così, non abbiamo nessuna possibilità di salvezza!
E glielo dice uno che ha combattuto la prima guerra mondiale e ha imparato il rispetto per le gerarchie e per gli anziani quando ancora non aveva un pelo di barba sul mento. Io sono il comandante! Sì! Sono il responsabile! E l'unica cosa che voglio è salvare questi ragazzi da quei mostri! Erano i miei ragazzi e c'è stato l'inferno in terra. E Dio solo sa se non avrei dato la mia vita al posto della loro. Se solo avessi potuto. Ma è andata come è andata. Si va avanti. Vi chiedo ufficialmente di comunicare a Gisberto Cerboni che la terza brigata d'assalto Garibaldi, al comando del sottoscritto Mario Chirici, da oggi non esiste più. Riferirò. Intendete già ripartire? Potete restare qui per la notte, se lo desiderate. Grazie, ma stanotte mi fermo al comando di brigata. Ho sentito parlare Nardulli oggi, di un'approssimazione verso i boschi di Montieri. Riferirò a Del Vecchio. Bimbo? No, no, il bimbo dorme. Ma quant'è che sei qui? Sono scesa ora. Vi eravate addormentata sul tavolo. Non ti preoccupare. Vai pure a dormire, io salgo subito. Norma, io non posso dormire senza dirvi. Che c'è, Olema? Da quando mi avete presa a servizio qui? Mi avete sempre trattata come una sorella. E la signora Roma come una figlia. Io non ho studiato, Norma, non sono certo intelligente come voi. Però il bene che vi voglio lo so dire. E anche la paura che mi viene quando vedo questi soldati come vi guardano. No, non devi più avere paura, i soldati se ne sono andati via. Ma io vivo qui con voi. Vedo tutto quello che fate. E che non si potrebbe fare. A volte ho così paura. Io faccio ciò che mi comanda il cuore, Olema. E non posso essere diversa da quella che sono. Voi siete così coraggiosa, però c'è la guerra, vi dovete proteggere. Se non lo volete fare per voi, fatelo per il vostro bambino. Fatelo per la vostra mamma. La signora Roma vi ama così tanto. È proprio lei che mi ha insegnato ad essere così. Tu prega, Olema. Prega per noi. Prega per i compagni che tornino alle loro famiglie. Prega per quelli che non ci torneranno più. Prega che finisca la guerra e che arrivi presto un momento in cui amare e aiutare gli altri non sia più una colpa. Che Dio vi benedica, Norma. Amen. Thank you.
comandi? Sì? Sì, sì, ci stiamo preparando a lasciare. Io stramaledica gli inglesi. No. No, certo che no. Non ce ne andremo prima di aver chiuso i conti con questa città. Certo, certo, le manifeste trasgressioni registrate sia dentro che fuori del paese dovranno ricevere la debita condanna. Certo, sono diserzione, renitenza, rifugio a prigionieri politici e di guerra. Sì, fornitura di viveri ai partigiani. Certo, cura incondizionata dei loro morti. Garantito, nessuna tolleranza. Sì, sì, Elvezio Cerboni si trova già nel carcere di Pisa. Una lunga detenzione. Questo sfiancherà i ribelli al suo comando e anche il gruppo politico qui in paese. Certamente, ho già firmato l'ordine. No. No, per la miniera di Micioleta non siamo noi a disporre. È il comando tedesco, signore. Garantito. Garantito. Prima di andarcene, ci liberiamo dei rifiuti. Non lascio mai i miei conti in sospeso, signore. Avverrà l'inesorabile. C'avevo il pancione e il mio marito ascoltava sempre quest'aria. La chiameremo Norma, come l'opera. Va bene, gli dissi. Thank you.
tutto distrutto. Le macerie qui non finiscono mai. Ci hanno portato via tutte e tre. Ma volevano solo lei. Giù per la porta del Salnitro, fino alla strada nuova, mi hanno picchiato col fucile. Io ho perso i sensi. Io ho perso lei. Dio mi ha salvato, ma si è sbagliato. Mi ha salvato, ma si è sbagliato.